Benvenuti amici di Android Blog, quest'oggi come vedete stiamo facendo l'unboxing di un telefono davvero interessante. Rappresenta il ritorno di Motorola nella produzione di telefoni smartphone nel nostro paese. Parliamo appunto infatti del Motorola Moto G. Questo è il telefono, poi lo andiamo a vedere. Questa è una pratica cover che ci ha inviato Motorola e magari vi facciamo anche vedere. Eccola qui. Praticamente si toglie la parte di dietro del dispositivo e nel frattempo vi faccio vedere anche che la batteria, nonostante si toglie la parte di dietro, non è removibile. La versione questa è da 8 giga, non espandibile. Qua viene inserita la micro SIM. Andando a mettere quindi il telefono, ecco qua. Aderisce perfettamente, quindi quello che ci ritroviamo è esattamente questo, quindi una bella custodia al libro che si adatta perfettamente al nostro Moto G. Direi allora a questo punto di andare a togliere questa cover. Un attimo che la togliamo. Nel frattempo che andiamo a togliere la cover, volevo parlare della scatola che riguarda il Moto G. Andando ad aprire la scatola del Moto G con purtroppo un po' di, come dire, di dispiacere. Praticamente nella scatola non troviamo praticamente quasi niente. Cioè abbiamo semplicemente, come si può vedere, il cavo USB che si collega poi al telefono, ci serve per sincronizzare i dati con il PC per caricare il dispositivo e nient'altro, perché poi praticamente troviamo questa sorta di piccolo manualetto anche in italiano per le cose principali e infine troviamo alcune scartoffie ecco, per togliere la cover, ma comunque nulla di particolare. Quindi direi a questo punto che possiamo togliere allora tutte queste scartoffie e andare a riprendere il telefono. Ok, ci abbiamo fatto estrarre la cover. Direi un'operazione davvero difficile rispetto a questa che c'è dietro. Mi è sembrata davvero un po' troppo pesante da togliere. Detto questo, andiamo avanti. Parliamo del Motorola Moto G. Abbiamo Android 4.4.2 KitKat. Il telefono, appena l'ho acceso, mi si è subito aggiornato. Abbiamo inoltre 129,9 mm per 65,9 per 11,6 mm di spessore, per un peso di 143 grammi, che devo dire non è sicuramente uno dei più leggeri, ma il telefono comunque è compatto e non si risente. Abbiamo all'interno uno Snapdragon 400 a 1,2 GHz. Il processore grafico è l'Adreno 305, la memoria interna purtroppo è da soli 8 giga non espandibili, di cui solo 5 all'incirca sono lasciati all'utente, davvero pochi. La RAM è 1 giga, la batteria è da 2070 mAh, la SIM è in formato micro SIM. Abbiamo poi il WiFi, abbiamo il 3G, non abbiamo l'LTE o l'NFC, abbiamo il Bluetooth, il GPS e la radio. Il display è da 4,5 pollici diagonale, un IPS LCD HD con densità di pixel 326 dpi. La fotocamera secondaria, questa qui è da 1,3 megapixel. Qui abbiamo il padiglione auricolare, sopra abbiamo il jack da 3,5 più il secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, qui il bilanciere del volume, sotto abbiamo l'ingresso per il mini USB, a sinistra è tutto pulito. Dietro abbiamo lo speaker e la fotocamera da 5 megapixel con il flash e il logo Motorola posto qui. Quindi questo era quello che riguardava diciamo un po' la parte tecnica hardware del Motorola Moto G. Ci lasciamo qualche giorno per provare il dispositivo e ci rivediamo qui per andare a esaminare al meglio e quindi una recensione completa del prodotto. Allora direi che per questa unboxing sul Motorola Moto G è tutto. Mauro degli Innocenti per AndroidBlog.it. Ciao!